Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale la sorella di una camera conosciutissima da tutti. La camera conosciutissima è la Insta 360 One X, ma quella che vi porto sul canale oggi è questa, la Insta 360 Evo, praticamente la sorella della Insta One X, con caratteristiche leggermente diverse, o meglio, vabbè, l'aspetto estetico è completamente diverso, vedete, così è aperta ma poi si chiude, praticamente diventa molto piccola quando è chiusa, quando è aperta ha una funzione ancora diversa che dopo vi spiegherò più nel dettaglio. Le caratteristiche sono simili a quelle della One X, ma adesso andiamo a fare l'unboxing, perché ragazzi è ancora sigillato, vedete c'è ancora il sigillo di garanzia che il prodotto è nuovo, quindi adesso facciamo l'unboxing insieme, poi vi spiego le caratteristiche, o meglio le diversità che ci sono tra questa e la One X, cioè la telecamera 360 più conosciuta al mondo. Quindi adesso ragazzi, un veloce unboxing, tagliamo il sigillo. Ok, abbiamo tagliato, via il taglierino che non ci serve più, e andiamo ad aprire la confezione. La camera è veramente piccola, anche se adesso la vedete abbastanza grande perché è aperta, ma in realtà quando la chiudiamo è realmente molto piccola. Quindi abbiamo qua la camera, che mettiamo un attimo da parte. Qua abbiamo una scatoletta con il manuale di istruzioni. Vediamo, sì, tutti i vari certificati e manuale di istruzioni. Vediamo se c'è anche l'italiano. Sì, c'è anche l'italiano. Ecco qua, qua è in italiano. Quindi il manuale è anche in italiano, quindi una cosa veramente utile e interessante. Abbiamo dentro anche gli adesivi Insta 360. Poi qua abbiamo un'altra scatoletta con il simbolo dei cavi. E all'interno troviamo un cavo USB, micro USB, probabilmente per la ricarica della camera. Quindi qui anche questa scatoletta. Poi qua abbiamo un'altra scatoletta ancora con un simbolo con su disegnato degli occhiali. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno, perché ripeto ragazzi, la sto aprendo anch'io per la prima volta con voi. Come avete visto era ancora sigillata. Miseria, cosa c'è dentro? Ecco, questi ragazzi sono degli occhiali, chiamiamoli così, questi occhiali, o meglio questa specie di occhiali, che ci permetterà, mettendoli sullo smartphone, di vedere un effetto che questa fotocamera è in grado di fare, oltre alle solite cose che fa anche la Insta 360 One X. Quindi via anche questi per adesso, quindi via la scatoletta, e andiamo a vedere cosa contiene l'altra scatola, quella diciamo principale. Allora, qua abbiamo il supporto, una cosa di metallo, supporto in alluminio della camera, veramente una cosa strana. E qua sotto abbiamo un'altra scatoletta che adesso andiamo ad aprire e vediamo cosa contiene anche questa. Allora, abbiamo il cavalletto che ci fa anche da impugnatura. Vedete, avete l'impugnatura per tenere la camera, bello, di metallo anche lui, molto molto bello e stabile, pesantissimo, cioè pesante nel senso, per essere un cavallettino è pesante perché è di metallo, quindi veramente fatto bene questo cavalletto della Insta, veramente veramente fatto bene ragazzi. Poi mettiamo da parte anche il cavalletto, andiamo avanti ad aprire la confezione, troviamo il sacchetto morbidissimo, un po' cucito in qualche maniera con questi sfilacci, vabbè, per mettere dentro la Insta quando la mettiamo in uno zaino o nella borsa, per evitare che si rovinino le lenti della camera. Allora, questo adesso è vuoto, quindi vabbè, mettiamo tutto un po' in qualche maniera qua, poi metteremo a posto bene. Ecco, questa è la Insta 360 Evo. Le caratteristiche adesso le guardiamo, ragazzi, ve le dico rapidamente, vado a svitarla dal supporto, che ripeto molto carino perché è in metallo. Ecco ragazzi, questa è la Insta Evo. La differenza fondamentale con la Insta One X è ovviamente la forma, completamente diversa, anche perché questa, schiacciando i due tasti qua sopra, cioè c'è un tasto e una levetta, la camera si chiude, e qua dietro c'è la stessa cosa, un tasto
è una levetta, vi faccio vedere qua sotto così magari vedete meglio, spostiamo qua, praticamente vedete che c'è la levetta e il tasto, schiacciando il tasto e spingendo la levetta la camera non si apre più, rimane praticamente un blocchetto. Questa è la dimensione della Insta 360 Evo. Se la volete utilizzare, diciamo come utilizzate una Insta 360 One X, è così, la sua dimensione è questa, e direi tanta roba, ragazzi. Dal punto di vista, secondo me, estetico, veramente poco ingombrante e anche carina. Sotto al filetto, quindi possiamo avvitarci qualsiasi supporto, ma in dotazione avete visto che abbiamo direttamente un cavalletto che diventa pure un'impugnatura per fare le riprese molto molto fighe. Adesso vi spiego molto rapidamente la differenza con la One X 360. Allora, dal punto di vista di immagine a 360 gradi sono praticamente identiche, fanno bene o male le stesse cose, anche se questa ha un'applicazione dedicata che si chiama Insta 360 Evo, mentre la One X c'ha la sua applicazione. Però le cose che fanno sono praticamente le stesse, sono molto molto simili, cioè praticamente tutti gli effetti a livello di 360 gradi sono gli stessi. Che cambia? La prima cosa che si nota che cambia è che questa non ha nessun display, a differenza della One X che ha un display, anche se pur piccolissimo, ma ce l'ha ed è anche molto comodo e pratico. In questa non c'è nessun display, quindi possiamo andare a selezionare le funzioni con gli unici due tasti che abbiamo, che sono questi qua sopra e basta, o dall'applicazione che ci permette praticamente di fare tutto. Possiamo connetterla come la One X al cellulare tramite i cavi, quindi trasportare i dati direttamente via cavo, che è la maniera più veloce per trasportare, anche perché queste qua sono fotocamere che occupano veramente tanto spazio a livello di megabyte, e quindi trasportarli, o meglio trasferirli con un cavo, è molto più veloce che trasferirli in maniera wifi. Comunque è in grado di trasferire in maniera wifi anche i file a 5,8 GHz. Direi che dal punto di vista connessioni uguale alla One X, dal punto di vista delle caratteristiche fotografiche, qua abbiamo un'apertura focale di 2.2, mentre sulla One X è di 2.0, però questa registra al massimo a 100 megabit per secondo come bitrate, mentre la One X arriva fino a 120 megabit per secondo. A livello di foto sono 18 megapixel entrambe le fotocamere, a livello di risoluzione arrivano a 5,7K entrambe. Diciamo che si assomigliano tantissimo dal punto di vista finale della qualità video e delle possibilità video. Anche questa stabilizzata con la stessa stabilizzazione della One X. Però questa non ha il display, ma una cosa, ragazzi, che la rende particolare, poi magari inutile come funzione, però particolare, che è questa. Andandola ad aprire, quindi andiamo a sbloccare col tasto e tirando la levetta, andiamo a sbloccare e la andiamo a bloccare in questa maniera, ok? Quando questa camera, ragazzi, è aperta in questa maniera, quindi così, cosa fa? Questa camera registra a 180 gradi in questa condizione, messa con questa posizione qua aperta. Cosa vuol dire 180 gradi? Che registra a 180 gradi, ma con una funzione particolare, riesce a fare 180 gradi con un effetto 3D. Quindi andando con questa lente qua posizionata sullo smartphone, o addirittura connettendola in maniera wifi, perché comunque è compatibile con Oculus Go, Samsung VR e con HTC. Quindi con questi tre visori addirittura comunica direttamente, quindi comunicando direttamente perché si interfaccia a loro, è in grado di riprodurre quello che lei ha dentro nella memoria in maniera wifi, e quindi all'interno del nostro visore vedremo le immagini in 3D, quindi con il classico effetto 3D che ci avvolge, con gli oggetti che escono dalle immagini, cioè praticamente proprio saremo all'interno del nostro video o della nostra foto. Quindi un effetto sicuramente eccezionale per chi ha questi visori, ma c'è anche la possibilità, come vi dicevo prima, uno di guardare dal display dello smartphone mettendo questa lente sopra allo smartphone, o addirittura optional vendono la cover, che praticamente è come una classica cover in silicone trasparente, che se la mettiamo girata ci proteggerà lo smartphone, se la mettiamo girata sopra al display creerà l'effetto che crea queste lenti, quindi ci farà l'effetto profondità, o meglio gli oggetti sembrerà che escano dal nostro display. O addirittura prelevando i file
dalla SD potremo andare a riprodurre su qualsiasi televisore che riproduce immagini in 3D. Quindi la sua particolarità, ragazzi, è proprio questa, avere questa funzione aggiuntiva rispetto alla One X. Poi cosa dire, ragazzi? Per il resto, secondo me è carina, chiusa è davvero compatta. Adesso aspettate che ve la chiudo, la sblocco. Ok, adesso la vado a... Ok, ha fatto clack, vedete, quando fa clack è agganciata. La dimensione è veramente ridotta, quindi anche da mettere sopra a un casco, attaccato a un cappello o attaccato a una bicicletta o dove vogliamo, direi che è veramente, veramente piccola. Il peso è simile a quello della One X, c'è qualche grammo di differenza, ma quasi niente, sono praticamente uguali. La durata delle batterie è la stessa della One X, quindi ragazzi. Cosa dire? Adesso non ci resta che provarla. Questa camera verrà con me, in vacanza in Trentino sulle Dolomiti e lì la spremeremo e vedremo cosa è in grado di fare questa Insta360 Evo. E poi magari, più avanti, se mi gira anche il birlo, la proveremo a montare su un drone. Quindi magari la montiamo su un drone, ci facciamo un volo e vediamo cosa è in grado di fare questa Insta360, che comunque a livello di stabilizzazione ha una stabilizzazione più che ottima. È la Insta, questa, come la 360 One X. È una stabilizzazione veramente buona. Per farvi vedere la dimensione, guardate, questa è la DJI Action e questa è la Insta Evo. Quindi vedete che a livello di dimensioni veramente più cicciotta perché ha questo sistema di apertura, però se la mettiamo vicino alla parte con la lente dell'action, vedete che siamo lì, quindi dimensioni veramente ridotte secondo me. Ovviamente la differenza è che qua ci abbiamo due display e qua non ne abbiamo neanche mezzo, però adesso mi incuriosisce provarla e vedremo cosa ne esce. E in più questa versione è disponibile direttamente su Amazon, venduta e spedita da Amazon. Vi lascio il link in descrizione, se volete dargli un'occhiata, ed anche questa è una cosa vantaggiosa perché venduta e spedita da Amazon è sempre una garanzia in tutto e per tutto. Quindi ragazzi, in attesa che questa Instant Evo dia il meglio di sé sulle Dolomiti, lasciate un grosso pollice su per questo video unboxing e prime impressioni. Iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente, ragazzi, ci vediamo su questo canale per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un volo. Ciao!